buona domenica a tutti amici, buongiorno a tutti. Lo so, mi vedete così perché per me domeniche non esistono. Sono stato a casa ieri, bello riposato. Oggi abbiamo finito, stanno giocando le merde nel frattempo da un quarto d'ora mentre io registro. Ragazzi, domenica soleggiata, però prendo solo il sole dalla partita di ieri, perché altrimenti avrei dovuto prendermi la grandine prima della partita, perché oltre i 3 punti, ragazzi, io penso che ieri sia stata veramente tecnicamente, parlo dal punto di vista puramente tecnico, una delle peggiori partite giocate dal Milan che io ricordi, con questa difesa 3 che sembra veramente lo stesso periodo. Ieri sono andato a vedermele le partite a cui mi riferivo, sono state 3 partite vinte 1-0. Milan-Torino, dopo il gennaio burrascoso, Milan-Tottenham, ottavi di finale di Champions, andata, e Monza-Milan è stata veramente una roba. Ieri abbiamo giocato veramente male, peggio di quelle partite lì, perché questa qua è una squadra che non può giocare con la difesa 3, soprattutto senza Teo. Non si può giocare senza Teo e a 3 in difesa. Ora adesso andiamo a dare le pagelle. Intanto, ragazzi, manca poco, se continuate a iscrivervi l'obiettivo lo raggiungiamo sicuramente. Il like e la campanella non lo dico mai, per le notifiche me lo scordo, perché a me piace andare sempre di più alla sostanza. Però so che ogni tanto farsi pubblicità a se stessi può anche fare comodo. Dunque, iniziamo subito con queste pagelle. Io, uno dei migliori, ieri non gli ho dato molta importanza, quasi non l'ho sottolineato, non l'ho evidenziato parecchio, ma Sportiello ieri ha fatto una partita non da secondo, perché per me dire Sportiello secondo portiere sarebbe come offenderlo. Cioè, noi abbiamo preso il portiere titolare dell'Atalanta e l'abbiamo messo in panchina. Purtroppo, quando c'hai Magnano, che è uno dei migliori portieri al mondo, secondo me è il migliore al mondo, Sportiello, avere Sportiello è veramente, veramente tanta roba. E io gli do 7, ma pienissimissimissimo. Il 7 di Sportiello è proprio pieno. E, sicuro, parate ne ha fatte poche, ma decisive. Coi piedi se l'è cavata anche abbastanza bene, qualche infarto me l'ha fatto prendere, qualche bestemmia gliel'ho detta, però 7 pieno. Ma Marco Sportiello, sono contentissimo, italiano, e anche questa è una cosa che a me fa molto piacere. 7. Poi alla difesa ciao, gli volevo dare 7 più e invece gli do 7 meno per la munizione che si prende. Cioè, la munizione che si prende non si prende mai, scusate il gioco di parole. Cioè, già c'è Maresca, sei sempre tu Maresca, lo ricordate Conte? Io me lo ricordo. Maresca è veramente un arbitro che io, se giocassi, mi prenderei 10 giornate di squalifica ogni volta che lo becco, perché è di una supponenza, di una permalosità, di una supponenza, di una superiorità, ma proprio dal senso di... Cioè, si fa vedere superiore, ma sei uno scandalo di arbitro, sei Maresca. Quindi 7 meno Malik, ciao, perché questa cosa qui la dovresti sapere. Dal punto di vista tecnico, ciao, è nato per giocare a 3. E soprattutto, i giocatori forti giocano a 3, giocano a 4, giocano a 5, giocano a 24. Sempre forti rimangono. Malik, ciao, 7 meno. Kier, come dicevo ieri, Kier ha fatto una bella partita, forse anche più nel secondo tempo che nel primo. Nel primo è stato molto più di lettura, tanto voto 7 meno anche a Kier. Molto di lettura, ne ha lette veramente tante di situazioni pericolose. Quando gioca a 3, Kier è un comandante vero. Per quale motivo? Perché ce ne ha due vicino a lui, e lui gioca al centro, quindi può, soprattutto con la difesa un po' più bassa, perché se tu a Kier lo metti sulla linea di centrocampo, ora che corre indietro, tanti saluti. È stata una gran bella partita di Kier, 7 meno.
Gli do 7 meno perché comunque nel primo tempo Follorusso gli fa quell'inserimento lì e lui se l'è perso completamente. Quello colpo di testa dove ha fatto una gran parata a Sportiello. E invece Tomori 7 pieno. Tomori 7 pieno, finalmente, questo è il Tomori che io mi ricordo. Ieri è stato veramente, veramente cagnaccio di quelli proprio tremendi, come mi piace a me Tomori, come me lo ricordo io nell'anno dello scudetto. Quindi reparto difensivo promosso. Per quanto riguarda il centrocampo, io partirei prima da Krunic, dico 5, secco. Per fortuna si è fatto male, non aggiungo altro. Lavoro sporco, io lavoro sporco glielo faccio fare alla lavatrice, non glielo faccio fare a lui. Lavoro sporco, qual è lavoro sporco? Qual è lavoro sporco? 5 in pagella, Krunic, inutile. Reinders vale l'opposto di quello che ho detto per Ciao. Ha sempre giocato a 2 o a 3. Ieri come lo fa giocare il mister? A 4. Quindi il potenziale di Reinders tu lo perdi tutto. Tutto lo perdi, tutto. Nonostante ciò non lo boccio, perché è proprio per questo che è un alibi grandissimo. Gli do 6 a Reinders. Io non ce la faccio a bocciare Reinders. Non riesco. 6 pieno. Passiamo agli esterni, che sono i due migliori in campo secondo me, che sono Florenzi prima. Florenzi gli do il 7 pienissimo, perché se non fosse un giocatore fatto di cristallo lui sarebbe il titolare su quella destra, anche se ieri ha giocato a sinistra per necessità. Se stesse bene dal punto di vista fisico, ci sono tre categorie tra lui e Calabria. Giocatore tosto, però purtroppo è danneggiato da questi problemi fisici che purtroppo lo limitano, ecco. Il migliore in campo io voglio premiare questo ragazzo Musà, lo voglio premiare perché, come ho detto ieri, tiene i piedi in cemento armato, i piedi sono di cemento armato, non voglio offenderlo, ma è così. Però quanto corre, quanto si sbatte, mamma mia, ieri mi ha fatto veramente, mi ha gasato. Cioè, quando ho visto che poi alla fine ha fatto quel tiro dove è arrivato obiettivamente stanco davanti a Montipò, mi ha gasato veramente tanto, ma tanto tanto, perché davvero corre, c'ha 8 polmoni quel ragazzo lì. Migliore in campo Musà, non è il suo ruolo, si vede. Adesso che non c'è Krunic, io spero di vedere Reinders, Musà, Mediani con gli esterni, non lo so. Io spero sempre di vedere il Milan con 4-3-3, ma a quanto pare riproporrà la difesa a 3. Poi passiamo in avanti. Peggiore in campo ieri Pulisic, lo confermo. Io, lo sapete, a me piace dare a Cesare quel che è di Cesare. Ha giocato male, non è stato, cadeva sempre, ha perso un sacco di palloni. Gli do 5 più perché il gol che facciamo, ragazzi, la palla la recupera lui, volente o nolente, la palla la recupera lui. È un giocatore che non è come Pulisic, un giocatore che non è Pulisic. Quella palla lì non la recupera, quel gol lì non lo fai, quella partita non la vinci, quel gol lì Leao non lo fa. Quindi ha giocato male, però anche giocando male secondo me è decisivo, perché andate a vedere la palla che ha recuperato. Un altro giocatore, non so, io penso a Chukwueze, è uno che si sbatte molto, quindi magari ho fatto un attimo un esempio sbagliato. Però un altro giocatore che non è Pulisic, con la palla lì non te la va a recuperare, quel gol lì non lo fai, con la partita non la vinci. Giroud gli do 5 e mezzo. È stanco, povero Cristo. Poi, come dicevo ieri, gioca a punta. Cioè, quando tu giochi col 4-3-3, col 3-4-3, che poi è stato molto un 3-4-2-1, perché Pulisic e Leao erano molto non larghi, li ho visti molto entrare dentro al campo. Giocando con due trequartisti, cioè tu devi avere una punta di profondità, lanciata in profondità, perché le ali non le sfrutti, però se non li fai, quindi Giroud, cosa serve? Io ieri avrei avuto le palle, ma Pioli non è che non ha le palle, è che è molto molto stile italiano come allenatore, molto stile italiano. Avrei fatto Pulisic, Leao, Okafor poi quando è entrato 7. Però ieri Giroud, povero Cristo, 5 e mezzo, perché io essere cattivo con Giroud non ce la faccio. Leao c'è da fare un discorso a parte, ha fatto sì il gol decisivo, tra l'altro secondo me stava sbagliando anche quello, perché arriva sempre un po' frettoloso sotto porta, però ieri è andata bene, non voglio criticarlo, gli do 7. Però nel primo tempo, però ragazzi, nel secondo tempo Magnani non l'ha fatto muovere. Cioè, a me piace dire anche
le cose non giuste, perché ieri Leao non è stato il solito Leao. Ieri Magnani non l'ha fatto muovere nel secondo tempo, non l'ha fatto muovere, non c'è stata mai una volta dove Leao è andato via Magnani. Andatevela a rivedere la partita, ieri l'ho guardata molto attentamente perché ho potuto guardarla molto attentamente. 7 perché sei stato decisivo, quello sì, però nulla di più. Quelli entrati mi sono piaciuti, come dicevo, Okafor, che io spero che giochi di più, perché questo è un giocatore vero, è un giocatore vero, si vede quando entra un giocatore pronto, un giocatore che nonostante sia giovane, anche se ha giocato in Austria, non c'entra, ha giocato in Austria, ma è un giocatore veramente veramente pronto, e gli do 7. Jovic gli do 6 più, perché comunque si è preso quei due falli, ci ha fatto respirare, è stato anche prezioso, però davanti alla porta quel gol lì lo devi fare, cioè se non la passi a Tomori che entrava in porta col pallone, devi segnare, bello mio, da lì devi segnare, cioè qua non è la Fiorentina, qua non è l'Entra Francoforte, qua si è il Milan, questo lo devi capire, già da qui devi partire mentalmente, devi ripartire mentalmente, quindi 6 più proprio perché comunque è stato prezioso. Bartesaghi a me piace tantissimo, l'atteggiamento che c'ha, ragazzi, a me, non voglio fare i paragoni scomodi, però vi ricordate chi è stato quello che ha esordito da terzino sinistro? Ve lo ricordate voi come si chiama, no? Si chiama Paolo Maldini. Io non voglio paragonare minimamente Bartesaghi a Maldini, però io spero che faccia un quinto della carriera che ha fatto il nostro grande capitano. Poi chi è entrato? Pobega male, Pobega 5 perché è entrato, sembrava già stanco. Sembrava già stanco ieri Pobega. 5, poi molto confusionario, impreciso nei passaggi da un metro. Non me ne sono accorto che c'è la guardia. E poi vediamo. Ci abbiamo. Chi cazzo è entrato poi? Loftus-Cheek è entrato, giocatore tosto, ma veramente veramente tosto. Importantissimo per il Milan, speriamo che non abbia molti acciacchi, perché è fondamentale nel centrocampo del Milan. Me ne dimentico uno, Povega, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor e Bartesaghi, quelli li ho detti tutti. Che dire, ragazzi, questa qui è stata una partita bruttissima, per fortuna abbiamo vinto, altrimenti erano da bocciare tutti. Adesso abbiamo Cagliari, oggi c'è Atalanta-Cagliari, io penso che l'Atalanta vinca abbastanza facilmente, e poi ci sarà Cagliari-Milan. Il Cagliari insieme all'Empoli è quella squadra che è partita forse peggio in Serie A, io spero di andare lì, portarmi sui 3 punti, ma giocare in maniera totalmente diversa da ieri, perché veramente a Pioli gli do 5 e mezzo. Sono contento che continuo a ripeterlo, sono contento che adesso per 2-3 partite cronici non ci sarà, così almeno ce lo scrolliamo un po' dalle palle, anche lui sarà sempre meno testardo nel far giocare questo giocatore che secondo me è veramente poca roba, proprio meno di mediocre, ecco. Ragazzi, io concludo qui il video, domani entreremo nella settimana che mi porterà alle ferie. Non prende, parto, vado al mare, dovrò fare una roba che dopo, quando l'avrò fatta, ve lo dirò. Fatemi vedere tutto il vostro supporto, ragazzi, io vi auguro una buona domenica, buon pranzo a tutti, buona famiglia a tutti, ragazzi, ciao a tutti.